Ospitato in un antico casale completamente ristrutturato e rinnovato, l'hotel e ristorante Borgo Fasceo tornato alla gestione dei proprietari si inserisce armoniosamente tra i pregiati vigneti e oliveti di Ortovero, verdeggiante località nell'immediato introterra in Gauno. Dotato di un ampio patio affacciato sul giardino, curato in ogni dettaglio, Borgo Fasceo è il luogo ideale per celebrare eventi e ricorrenze o dove scegliere di trascorrere indimenticabili vacanze nella tranquillità, accolti dal metro e Gianni Bofredo, e ingolositi dalle specialità dei menù vegani, di carne e pesce elaborati dal pluripremiato chef Luca Fabio. Un tuffo di fresco relax accompagnato dal profumo della brezza marina per vivere la natura con eleganza, assaporando piatti unici preparati con prodotti del territorio esaltati dagli accostamenti di vini Liguri e No. Allora, almeno di questa sera abbiamo cominciato con dei calamari, dei calamaretti piccolini, ripieni di bacala mantecato su una crema di pomodoro fresco e, e olio di olive taggiasche, stravergine di oliva taggiasco, seguito da un primo, che è un risotto carnaroli mantecato al castelmagno, con un inserimento di ristretto dolce di ormeasco superiore. E abbiamo usato molte erbe aromatiche questa sera, germogli di erbe aromatiche, prevalentemente basilico, in 4-5 declinazioni diverse. E abbiamo chiuso con un polpo, cotto in bassa temperatura, immerso nel, sempre nel vino ormeasco, che era lo stesso vino che i, poi i clienti hanno degustato, e cotto per 5 ore a 85 gradi, dopodiché terminato in piastra ad alta temperatura in modo che l'esterno rimane più croccante anche quello riservito su una patata mantecata con sempre olio extravergine di oliva di olive taggiasche e un'emulsione di piselli freschi con in abbinamento un croccante di, sempre di piselli e delle erbe aromatiche sempre il basilico in un'altra declinazione e abbiamo chiuso con un dolce che è una variante di una diciamo, foresta nera però rivista un pochettino in chiave più... Vicina al nostro territorio, anche quella lì, profumata con basilico alla liquirizia e servita con una marmellata, una composta di ciliegie del nostro albero, aromatizzata anche quella lì con il vino ormeasco. Alcune caratteristiche segnano comunque questi piatti, abbiamo detto tra queste, ad esempio il discorso sul eh, secondo piatto, quindi la crema di piselli e un utilizzo proprio delle materie al 100%. In che modo? Ma diciamo che anche in conformità con quella che è l'idea dell'Expo di quest'anno 2015, si cerca di ottimizzare l'utilizzo dei prodotti cercando di fare il meno scarto possibile, e quindi, questa crema viene ottenuta con 100% piselli e frullati, filtrati e emulsionati. Quello che rimane di questo lavoro di, di filtraggio non sono che quelle che venivano chiamate le spore negative, in realtà sono soltanto le pelli dei piselli che vengono disidratate in forno e si crea così un croccante, però essenzialmente di solo piselli senza l'aggiunta di nessun altro prodotto. Tra i tanti appuntamenti proposti dal ristorante Il Viandante del Fasceo, anche serate di degustazione, dove l'alta cucina, con piatti appositamente studiati e abbinati, incontra lo xac-tra, l'ormeasco, in un trionfo di gusto e aromi. Allora, questo strano xac-tra, la differenza tra xac e tra e Shak, Allora, il nostro si chiama shak, trattino tra perché è proprio uno di origine dialettale che vuol dire schiaccia e tira, quindi è un vino rosato dove le uve stanno a contatto pochissimo col mosto, col, col pigiato, proprio per dare solo un piccolo colore eh, a seconda del, del, della cantina, poi che vuole dare, se vuole dare più o meno intensità di colore, ma rimaniamo sempre sul rosato. Eh, il, lo Chactra viene fatto quasi esclusivamente con l'ormeasco, eh, cioè mentre ehm, esiste anche una versione, ma non può essere chiamato shakhtra perché è fuori dalla doc ormeasco di Pornassio con il vitigno ehm, rossese di dolce acqua. Shakhtra, invece è un vino passito, dolce, delle Cinque Terre, che è un assemblaggio di tre vini diversi, di tre uvaggi diversi, di tre eh, vini diversi, che sono Bosco, Albarola e Vermentino. Le uve vengono pigiate, cioè vengono fatte eh, appassire su, in modo naturale su, su graticci eh, a contatto con, con una reazione in modo da, da non formare muffe, e poi viene pigiato con un'alta concentrazione di zuccheri. E, fa, e si fa un vino passito. Quindi sono proprio due vini diversi. Uno si chiama Chacchetra, una parola unica, invece questo è Chacchetra, è un vino rosato, secco, fresco, buono per aperitivo, buono con la pizza, come abbiamo provato oggi con, con, un, con, un, con un antipasto. L'orniasco è comunque un, un clone di dolcetto. Un clone di dolcetto che resiste a altitudini maggiori rispetto al dolcetto piemontese, è un vino eh, che eh, dà il meglio di sé eh, con uno scontro di aria, lo scontro dell'aria e del mare. Che arriva proprio incanalandosi lungo la, la Valle di Albenga e la valle Arroscia e eh, si scontra con l'area della montagna. Perché a 50 km da, dal mare abbiamo 2200 metri di altitudine. e Quindi abbiamo queste forti escursioni termiche: eh, quest'area quest salmastra calda del mare, quest'area fredda del, della montagna che arriva dal, dal Piemonte, dalla Francia. Eh, che conferisce al vino un'aromaticità un eh, più accentuata e un'acidità molto pronunciata. Sicuramente è un vino che si presta molto con la cucina ligure, soprattutto con eh, piatti anche a base di pesce. Eh, per esempio nel, nell'antichità nel, sotto i portici di, di Pieve di Teco, mi, mi piace ricordare, si, si mangiava lo stoccafisso, quello proprio con il pomodoro, le olive eccetera, con, con l'ormeasco, proprio non con un vino bianco.